Sono oltre 100 i lavori che si trovano esposti nella Galleria Eventi di Via Varese nel centro storico di Grosseto. Si tratta delle opere, anche di studi figurativi, che dovevano essere esposte prima del lockdown, firmate dagli adulti che frequentano il corso serale del liceo artistico al Polo Bianciardi. La mostra l'abbiamo organizzata un po' contemporaneamente agli eventi di Città Visibile, proprio per cercare di dare, tra virgolette, visibilità a una costola del liceo artistico, che è il corso serale, un corso pensato per gli adulti, e quindi per studenti che hanno più di 18 anni e che sono già in possesso, ad esempio, del titolo di studio del superiore o di un tecnico, non sono in possesso del titolo di studio oppure hanno soltanto il diploma di terza media e che decidano di riprendere gli studi e quindi ricominciare un percorso nel liceo artistico. La mostra, inserita nel programma della Città Visibile, è anche l'occasione per ribadire che non è mai troppo tardi per pensare a un diploma. Il corso del serale si divide in un primo periodo che corrisponde, diciamo, alla classe prima e seconda e sono insieme, un secondo periodo che è la classe terza e quarta e un terzo periodo che è la classe quinta con la maturità. Se uno studente decide di iscriversi, al momento dell'iscrizione ci dichiara il proprio titolo di studio e in base a quello viene stilato un patto formativo, cioè un documento dove si fa un piano di studio personalizzato. Come è stato per Lorenzo Bianchi, studente lavoratore che solo da grande ha capito la sua passione per l'arte. Sono in quinta quest'anno e non vedo l'ora di riprendere nonostante il problema del Covid. Sono studente lavoratore perché la mattina faccio anche un altro corso per una scuola di parrucchieri, quindi la mattina sono alla scuola per parrucchieri oppure a uno stage, lavoro in negozio e la sera, che di solito va dalle 5 fino alle 9-10 le orari di lezione, studio per l'artistico e il serale. E proprio causa Covid i termini per iscriversi al corso serale sono stati prorogati al 30 novembre. Mi è possibile consultare il sito della scuola, che è Polo Bianciardi, e su Google. Ci sono varie opzioni, c'è scritto a un certo momento corso serale, cliccando sulla voce corso serale si apre un tendalino e lì c'è la modulistica per l'iscrizione, oppure può rivolgersi direttamente fisicamente in segreteria su appuntamento, visto che c'è le regole relative all'emergenza sanitaria.